Grazie, grazie a Sara Ghilardi. Noi chiudiamo l'ampio capitolo dedicato all'ennesimo incontro, finito appunto con una fumata nera tra il comune di Firenze e i tassisti, che davvero abbiamo cercato di raccontarvi in presa diretta. E ci spostiamo a Milano, dove gli artigiani toscani fanno bella mostra di sé. I mestieri del buon vivere approdano gli artigiani toscani al Fuori Expo. Questa è la loro settimana. Gli artigiani toscani costituiscono una delle nostre caratteristiche più conosciute e apprezzate nel mondo. Abbiamo questa grande occasione, una settimana Fuori Expo a fianco dell'iniziativa straordinaria dell'Expo milanese che sta avviandosi alla conclusione. E racconteremo insieme le eccellenze, racconteremo la qualità dei prodotti dell'artigianato d'eccellenza, dell'artigianato artistico toscano. Lo faremo unendo la capacità di fare dei nostri artigiani a occasioni di buona cucina. Mostreremo come può essere apparecchiata una tavola con elementi di grande qualità. Ma è l'occasione anche per mostrare altro, per mostrare un'esperienza tutta toscana, quella dei maestri artigiani. A proposito di maestri artigiani a Expo, tra le botteghe protagoniste, quella di Renzo Scarpelli, artista del mosaico in pietre dure fiorentino. La tecnica risale all'epoca medicea, ogni pezzo è un capolavoro, i segreti di questa lavorazione rimangono in quattro a conoscerli al mondo. È un'attività poco conosciuta, siamo rimasti veramente quattro nel mondo perché c'è solo qui a Firenze e quindi è una cosa molto particolare, anche un po' difficile da spiegare così con due parole perché è una cosa molto complessa. Oggi ancora di più siamo arrivati a dover fare la ricerca ai materiali, tutto noi. Oggi reperire materiali è diventato difficilissimo, noi usiamo solo materiali che vengono utilizzati per questo mestiere, non sono pietre, la maggior parte sono pietre solo per il mosaico fiorentino.